Phil e Sal in the morning. Bentornati, amici e amiche dell'orologio. Phil, qual è l'ultima serie che hai visto? Ma ho visto un paio di serie, sitcom e anime di recente su Netflix, su Amazon, una cosa così. Però me ne è rimasta una dentro che è poco conosciuta, che si chiama Community, non so se l'hai vista. Sì, l'ho vista tempo fa ed effettivamente mi ha lasciato un vuoto dentro. Meglio dentro che fuori. Beh, devo dire che in questo modo abbiamo trovato l'argomento per questa puntata, non avevamo nulla in agenda. Non vorremmo deludere le aspettative dei nostri telespettatori che ci seguono così appassionatamente. Dove e come si colloca secondo te la serie rispetto ad altre sitcom degli ultimi anni? Allora, questa serie, essendo diciamo una serie molto più di nicchia, perché non è una serie che ti viene negli argomenti con gli amici e parli, ah sai, Community l'ho vista ieri, tu parli più che altro dei Big Bang Theory, How I Met Your Mother, The Office, queste cose qua, che sono molto più conosciute, anche passate molto dalla Fox, da Italia 1. Diciamo che è una serie di nicchia sia per l'argomento che tratta e per come lo tratta e per le tematiche con cui lo tratta, perché ci sono molti riferimenti cinematici o cose del genere, comunque, se ci hai fatto caso nel corso delle puntate. Sì, effettivamente la serie secondo me rispetto ad altre è un po' più di nicchia, nel senso che sicuramente rispetto ad una Friends, a How I Met Your Mother, sicuramente sitcom che hanno segnato comunque la storia della serialità, però è più, diciamo, ha un target diverso, ecco, un target relativo proprio a chi magari ha visto determinate saghe, esatto, determinate serie cinematografiche, anche per le molte poi citazioni che insomma si trovano all'interno. Anche perché, ripeto, è molto di nicchia, uno la deve conoscere, però questa la teniamo. Uno deve conoscere questo prodotto, perché trovarlo così a caso magari ci riesce, ok? Però tipo nelle ricerche, che nella prima pagina di Netflix, non è che ti compare subito Community. Sì. A me non mi è mai combasso, l'ho dovuto cercare io apposta. No. E invece che ne pensi dei personaggi, del contesto, tutte queste cose di qua? Allora sì, relativamente ai personaggi, al contesto, credo che siano sicuramente dei personaggi molto differenti tra di loro e anche diversi rispetto alle altre sitcom, dato che stiamo facendo anche un parallelismo, perché sono personaggi che hanno età differenti, che si trovano in fasi della loro vita diverse, chi è appena uscito dal liceo, chi invece già stava lavorando ma si è trovato dinanzi a un problema, un ostacolo, quindi sono personaggi che si trovano, diciamo, in confronto tra di loro e che rispecchiano poi la realtà dei college o delle università, cioè non c'è età effettivamente per studiare, si può fare a 20 anni come si può fare a 40, 50, e questa è una cosa che mi ha colpito particolarmente, così come anche gli humor e gli stereotipi che ci sono all'interno della serie. Questa è un'altra particolarità, che ne pensi? Sono caratterizzati dai personaggi stessi, anche perché ogni personaggio ha il suo stereotipo in base alla sua età. E prendi Pierce ad esempio, sembra omofobo a dire cose a Jeff, anche se non c'entra niente, lui gli dice che è gay, ma quello, va bene, anche a caso. No? Sì. E il black humor è molto presente, e anche per il falso disclaimer che hanno messo su quella famosa puntata di Dungeons and Dragons, che non c'entra nulla, lo sanno tutti ormai. Sì. C'era Chang che faceva nel foscuro, però l'hanno presa come blackface. Esatto. Quindi sì, penso che alla fin fine Community in realtà cerca di trattare gli stereotipi, però in maniera diversa, cioè proprio per sensibilizzare, però senza sensibilizzare. Cioè, ovvero non ti fa la morale come altre serie alla fine, ma anzi mette il dito nella piaga, anzi due dita, tutta la mano. Tutta la mano. Quello è il punto. E lo fa sempre Jeff, perché arriva un momento della puntata tipo Scrubs alla fine della puntata arriva a tirare le somme, ok? Di tutto quello che è successo, ma quindi questo mi ha insegnato a quello che c'è.
E qua c'è Jeff che ogni volta fa la morale a tutti, o comunque si fa l'automorale. Sì. Però Che prima si arriva, ecco, all'apice, all'apice, sì. esatto, della questione. Questioni che non sono mai scontate, perché ogni puntata fino alla quarta stagione è quasi a sé stante, se non fosse che segue sempre quel filo di trama che deve Certo, seguire. esatto. Però ogni puntata è caratteristica a se stessa. Sì, questa cosa pure mi è piaciuta molto della serie, cioè che ogni puntata può essere vista come qualcosa a sé da sé, che ha un inizio e una fine, però a sua volta sul finale di ogni stagione ci si ricollega a tutto quello che è Sì. successo, come la stagione in cui Pierce, insomma, soffre. Il fatto che il gruppo sembra che lo stia escludendo, oppure la terza stagione, che secondo me è la migliore di tutta la serie, dove vediamo, no, l'evoluzione di Chang come guardia e poi Sì, come dittatore, quello è stato stupendo, che è stata una cosa bellissimo. fantastica, secondo me. Quindi sì, cioè, apparentemente sembrano scollegate tra di loro, però è logico, vanno guardate in ordine, altrimenti non si capirebbe i rapporti tra i personaggi, così come è molto importante il fatto proprio della convivenza tra alcuni di questi personaggi, eccetera, che si trovano anche in altre sitcom, queste Sì, cose sì, ovviamente. sì, sì, sì. Quindi sicuramente i rapporti tra di loro vengono gestiti bene, secondo me, nel corso della serie, ad eccezione magari delle ultime due, dove alcune cose Vabbè. un po' purtroppo tracollano, ma questo Tra magari c'è. l'altro, come abbiamo detto, troviamo un numeroso target di personaggi, anche se diciamo in una cerchia ristretta. Perché abbiamo Jeff che è, diciamo, l'uomo quasi sconfitto dalla vita, molto cinico, che però comunque alla fin fine ci tiene agli amici, ci tiene alla sua vita, vuole fare qualcosa, ma non vuole essere così cinico alla fin fine. E abbiamo Annie, che è, diciamo, la scolaretta all'apparenza, la scolaretta così molto gnignè, però Sì. sotto c'è tutto quel passato da Non tossicomane. sessualizziamo Non sessualizziamo Annie Amy, non sessualizziamo nessuno. Esatto. Poi abbiamo Shirley. Shirley, I ok? panini di I Shirley. panini di Shirley. Possibilmente i panini sono buoni, comunque. Sì, che è quella linea religiosa che poche sitcom hanno. Sì, effettivamente è Adesso che mi ci viene in mente, tipo Scrubs o The Office, 2 o 3 puntate sono così. Però qua c'è una linea costante di religiosità morale anche. vero, no. Sì. Cioè, molte cose che fanno, soprattutto Jeff o Abaddon, lei ci deve mettere sempre il dito nella piaga e deve dire sempre la sua. Sì, tipo la puntata in cui Jeff sta per usare la violenza, Sì, eccetera, eccetera. esatto. Però mi è Anche. piaciuto molto il flashback su di loro da bambini. Esatto, quella cosa là. Anche se lei alla fin fine in alcune situazioni si lascia Esatto, anche andare. Nonostante questa è anche sia. un'altra peculiarità. Inoltre, a tal proposito di religiosità, una delle mie puntate preferite è quella delle religioni a confronto, proprio nella prima Sì. stagione, in cui si mettono a confronto le varie credenze, insomma, dei personaggi, perché ognuno ha una sua fede. Jeff era ateo, Sì. Britt è agnostica, Abed che è musulmano, se non Musulmano sbaglio, Troy che è è testimone testimone di di Geova, Geova. Shirley che è cattolica, Annie che è ebrea. Fisso che non c'è un cazzo con niente. Pierce che ha una religione a sé, perché non si capisce, è qualcosa tra il buddismo e una setta, cioè, Esatto. quindi. È una setta con l'Energon, che quando pari i Transformers esistono e fanno parte della religione di Pierce. E poi abbiamo appunto Abed, che rappresenta noi praticamente, noi poveri cinefili sconvolti dalla società e buttati con il citazionismo come se piovesse praticamente. E Troy, che è inizialmente il fighetto del gruppo, l'ex quarterback o Sì, cose del che poi è il genere. fin do fighetto, Il perché finto alla figa, fin che poi fine. anche il suo personaggio evolve tanto, Sì, evolve tantissimo Troy. tantissimo. E va bene, ok, non ci pensare. Non disegnare cose che non esistono, ti Non mi raccontare. prego. Poi abbiamo Pierce, appunto, che non c'entra apparentemente nulla, però io lo vedo come collante. Sì.
magari molte volte come in un ingiusto capro espiatorio. Capro espiatorio, Capo espiatorio. È anche lui abbastanza cinico perché lui veramente ci ha coinvolto la vita perché ha anche una certa età, ha passato delle cose, era È quello che da proprietario più che anni da... al Sì, Commenditoio, diciamo. esatto. E poi abbiamo Britta, che è diciamo la classica ragazza alternativa, salviamo il pianeta, queste cose di qua. Io Sì, esatto. forse so cosa stai pensando. Sì, diciamo che è un po' particolare come personaggio. Lo sapevo. La tipica, ecco, ragazza che vuole salvare il pianeta, difendere i diritti anche delle donne, eccetera, eccetera. Insomma, un personaggio molto particolare che, devo dire, arrivato in un certo punto della serie, avevo rivalutato, nel senso che all'inizio lo vedevo come centrale, poi un po' Sì, più marginale. questa cosa mi è piaciuta troppo, tantissimo, anche perché il creatore della serie, Dan Harmon, mi pare, abbia ambientato tutta questa sitcom a Greendale, ok? Lui era andato a Greendale e c'era andato per riconquistare una sua ex. Questo non c'è dato saperlo a quanto pare, Sì, quando non l'ha mai non detto. l'ha mai Però la prima stagione è incentrata su Jeff che vuole invinocchiarsi felicemente esatto, Britta. E esatto. poi l'attenzione cambia. Cambia completamente. Infatti, Completamente. all'inizio l'apparenza è quella che Jeff ha solo quello scopo, quell'obiettivo, poi le cose si evolvono e meno male che si evolvono perché altrimenti sarebbe stato Cambiano troppo anche superficiale. radicalmente. Quindi non è uno spoiler Sì, assolutamente. infatti. Però anzi è un incentivo secondo me per guardare la serie, perché non basatevi su quello che succede su ogni puntata, perché in community non c'è logica che tenga, tutto può No, cambiare da un momento esatto. all'altro. Un personaggio può avere un'idea in una puntata e un'altra e cambiare completamente la sua opinione, ma questo è umano, perché si mette in gioco proprio l'umanità dei personaggi. Questa è una cosa molto realistica, che non c'è molto secondo me in altre serie dove quei personaggi sembrano più scritti, ecco, qua invece sembrano meno Sì, sono scritti. meno scritti. Io l'ho capito dalla seconda stagione che non era una serie come tutte le altre, insomma. Non era la classica sitcom che tu ti siedi e te la guardi con calma. No, Come non i c'è film di calma. Lynch. Non c'è calma in questa serie. No, ogni puntata, come dicevo, può essere a sé stante se non fosse per la trama di sottofondo. Anche perché ci sono molti citazionismi, a partire dalla prima puntata che praticamente è del Breakfast Club. Esatto. Poi ci sono altre puntate come quella basata su Law and Sì, me Order, la quella... ricordo. Anche legata a Dungeons and Dragons. Su Esatto. Dungeons and Dragons ci sono due puntate. Una mi sembra nella seconda, una nella quinta stagione. Sì, sì, Comunque sì. ci sono due puntate tematiche al riguardo. Signore degli Anelli, Will Hunting, quella cosa di Landing, esatto. Troy L'area con della le libertà, se non ali della sbaglio. libertà, Panic Room. Panic Room. Insomma, quello è stato Bellissimo, assurdo. È bellissimo. anche un po' inquietante a tratti per un paio di cose. Esatto. Però, anche questo è un punto di forza, saper citare film contestualizzandoli. Perché parte Esatto, sempre tutto da bad, esatto. Allora, in ok? alcuni Qualcosa partisse casi da bad. sono citazioni che dal momento in cui vengono fatte dallo stesso Abed, che ha una, diciamo, forma di autismo particolare, ecco, anche se non è stata del tutto confermata, però presunta forma di autismo, è che diciamo è quello in cui ci medesimiamo di più in un qualche modo, ed è anche il personaggio che riesce a fungere da collegamento con tutte queste citazioni, diciamo il personaggio meta televisivo, Meta televisivo, meta sì. cinematografico, e quindi alcune sono più esplicite, quindi si cita Scrubs, si citano serie vere e proprie, Sì. saghe, eccetera. In Cougar alcuni, Cougar Town. Town, che è un'altra serie sempre realizzata in quegli anni, di cui c'è un episodio in cui si trovano dei personaggi Cougar Town, e in Cougar Town un episodio in cui si trova Bed in mezzo alla folla. Quindi Geniale, cose geniale. geniali, cose magari che non si sanno perfettamente perché si tratta di serie che soprattutto hanno avuto più successo secondo me in America che Certo, in certo, Italia, certo, e che certo. là sono più un must. In altri casi invece le citazioni sono magari un po' più implicite,
e meno magari evidenti, tipo Panic Room. Chi l'ha visto è logico che lo nota, in altri casi Certo. magari non del tutto. Magari quella di Quindi. Panic Room non è esplicita. Ci devi arrivare, però se conosci il film lo capisci. Sì, è Però è vero. impostata in modo tale che se non conosci il film ti piace lo stesso, Certo, esatto. Infatti non praticamente. ci sono discriminazioni nei confronti di chi non ha visto quei prodotti. E Esatto. questa è una cosa fondamentale. Anzi, può essere un modo in cui cerca di creare quella scintilla, quella curiosità che ti porta a guardare quei prodotti. Quindi è Esatto. anche un modo in cui, diciamo, educare lo spettatore al cinema, alla Sì. serialità. È Quello è fondamentale. come esattamente come Watchmen. Watchmen, la serie TV, prende molto dalla graphic novel, dal fumetto, diciamo. Però non ti fa dire devi leggere prima il fumetto e poi guardarti la serie TV, se no non capisci, perché alla fine ti spiega tutto. Però ti dà l'incentivo a leggere il fumetto. E Certo. magari da parti con Watchmen, continui con V per Vendetta, continui con il Corvo e così Ti via. apre il mondo del cinecomics e così vuole fare community, cioè aprire Esatto. la mente dei suoi stessi spettatori, perché effettivamente se, ripeto, si ha quella cultura pregressa, Già la sei a serie, esatto, cavallo e la te la serie godi si gode meglio. molto di più, insomma, è tutta un'altra cosa. Sicuramente questo è un aspetto importante, così come in particolar modo è stata importante anche l'animazione di due puntate, due Sì. episodi, quello di G.I. Joe, Di G.I. Joe la e quinta quella del stagione, Natale in stop motion, che esatto, da lì è quello quando hanno cominciato a pensare che vabbè, sia un buon mezzo di. poco Esatto. umano e più vabbè. Esatto, quelle puntate sono ancora più particolari, come quella a tema Muppets, perché Sì. da un punto di vista tecnico necessitano di molto più magari lavoro. E la puntata che hai menzionato prima, del Natale di Sì, Abed, quello Natale stop di Abed. motion, è stata premiata con un Emmy Sì, sì, meritatissimo, sì. assolutamente. Traendo le somme, giudizio personale, cose così. Allora, secondo me è una serie godibile, come abbiamo già detto, a prescindere che si abbia, diciamo, una cultura cinematografica scarsa o meno, perché la si può acquisire col tempo, però Sì. come abbiamo già detto, magari guardare determinate saghe, cioè avete visto Star Wars o serie televisive comunque che negli ultimi anni, perché la serie è del 2008 se non sbaglio, Sì. 2009, quindi magari anche degli ultimi anni, soprattutto americane. Si può apprezzare di più tutto quello che è il contenuto, l'elemento, perché altrimenti possono sembrare un po' anomale certe battute, Esatto, un po' esatto, troppo strambe, ma allora se è strambe per chi è un fan, sono un esatto. orgasmo, Esatto, lo trova assolutamente diverso. Poi diciamo che nella quinta e nella sesta stagione ho visto un calo di qualità, soprattutto nella sesta, che ricordiamo mamma. non era prevista perché la serie era stata cancellata la quinta stagione. E poi Yahoo Screen ha deciso di far concludere la serie con una sesta, che ha permesso sì di avere una conclusione, ma una conclusione che magari ha diviso un po' i fan, che da un lato possono anche accettare alcune scelte e in generale il fatto che la serie doveva arrivare ad una fine, questo non c'è dubbio, ma magari la perdita di alcuni personaggi un po' significativi che si è fatta sentire, soprattutto alcune, diciamo, sottotrame che sono rimaste un po' aperte. Aperte, però come dicono loro, 6 stagioni un film. Sei stagioni in film. E il film lo aspettiamo come non lo so. Sì, dovrebbe arrivare, e questa magari potrebbe essere una delle cose, dei propositi migliori per il 2021. Far uscire un trailer del film già sarebbe tantissimo, ecco. Spero di poterlo vedere al più presto. Che cazzo viene fatto però e dovete. Dove trovo? La cosa che dico è guardatela e basta. Perché deve essere guardata, perché ripeto, cioè, lo dico di nuovo, è una serie diversa, una sitcom diversa dalle altre, che insegna molto di più di altre messe assieme, molto, molto, molto di più. Benissimo, questa puntata di Feel The sun Sound in of the Morning morning! è conclusa e vi diamo appuntamento per un prossimo incontro. Non lo Iscrivetevi, so, cioè, magari ci come saprete volete, quando verrà. campanella. Vedete.